Ciao a tutti, allora eccoci con un nuovo Get Ready With Me. Mi vedete con il turbante, questo è quello figo che ho ordinato da... Cioè ho scelto su Lookfantastic ed è una figata pazzesca. L'unica cosa che mi devo sbrigare perché assorbe talmente tanto che se non mi sbrigo mi trovo i capelli praticamente già asciutti, no, asciutti no. Però veramente assorbe tantissimo. È un tessuto particolare, cioè adesso non mi ricordo le percentuali tra poliestere e cotone eccetera, però mi piace un sacco e poi è comodissimo. Vi lascio tutto nell'info box, ci sono altre cose che mi sono arrivate che dovrei provare. Una di queste per esempio è una cosina per pulire i pennelli, però la devo ancora provare, quindi non vi so dire. Mentre due cose che ho scelto sempre nelle cose che mi sono arrivate questo mese ce le ho qui e le proviamo insieme. Io le ho già provate però. Allora iniziamo, prima di iniziare a truccarmi, visto che ha riscosso un successo inaspettato sto coso, l'epilatore che sarebbe, come dalla descrizione, epilatore per sopracciglia, quindi per esempio per ripulire i bordi, per esempio nel mio caso del tatuaggio, tolgo l'eccesso al di fuori, anche se io di solito li tolgo con la pinzetta, però per esempio ce ne sono alcuni. Ci sono alcuni peli che sono dentro il tatuaggio, però vanno verso il basso. Allora cosa faccio? Lo accendo. Semplicemente ci passo vicino e li accorcio. Così non svuoto il tatuaggio, ma in realtà il suo utilizzo principale io lo faccio qua. Perché è troppo comodo. È comodo e poi non irrita, cioè non devo mettere niente. E qualcuno qui, giusto quelli che sono ancora sopravvissuti al laser, ma sono veramente pochi. E soprattutto ecco, qua è una zona più facile che si irriti. Basta, finito. Cioè non lo faccio tutti i giorni, non ho bisogno di farlo tutti i giorni, ma più o meno ogni 2-3 giorni su per giù lo faccio sempre. Iniziamo, solita routine. Metto la fast response. Ci credete che io ancora non ho avuto il coraggio di andare in centro? Da quando si può camminare, insomma, fare attività motoria un pochino più lontano da casa. Mia mamma c'è già andata, io non... Cioè, se posso camminare preferisco andare qui nella ciclabile, dove non ci sono negozi, non ci sono cose chiuse da vedere, perché comunque è un po'... Cioè, si rimane un po' più estranei camminando fuori dalla città. Invece l'idea di andare in centro, per quanto lo desideri tantissimo, l'idea di vedere tutti i negozi chiusi mi piglia male, quindi a questo punto ho pensato ci vado quando da lunedì si dice che possano riaprire. Allora, primer, vorrei finire questo di NARS, in realtà non avrei bisogno di usare il primer per quello che andrò a fare, però diciamo che lo voglio anche consumare, poi questo è un pochino uniformante e secondo me non è ancora molto sto primer. Credo sia addirittura di arrivo. Ieri sera ho fatto una camminata di sera, cioè sono uscita tardi, verso le 7, mi sono fermata un po' ad ammirare il fiume e sono tornata praticamente che erano le 9, quasi le 9 e mezza, comunque fino alle 9 e un quarto ancora c'era luce, assurdo, pazzesca sta cosa. È stato bellissimo, tanto perché non c'era nessuno, tanto per cominciare, infatti mi sa che bisserò. E appena riesco a ridarmi una regolata con la sveglia presto, ma presto intendo 6:30, 6 tipo, vorrei andare a quell'ora lì. A parte che adesso comincia a fare più caldo, ha sicuramente più senso. Per i miei gusti c'è ancora troppa gente. In realtà volevo mettere questo sotto l'arcata di MAC, però approfitto per dirvi due parole su questa palette di Diego Dalla Palma, la Full Face Palette. Uso il panna opaco, questa si può usare sia sugli occhi che sul viso. Mi sono fatta una idea, ovvero che per gli occhi va benissimo, però per il viso, siccome sto usando prevalentemente prodotti in crema ultimamente, per il viso non lo so, non la prediligo. Per gli occhi in realtà sarebbe anche molto bella, perché ci sono dei bei colori di transizione soft, facili da usare. Invece questo qua luminoso sull'occhio è brutto, proprio brutto. Ci ho fatto un giorno un trucco, mi volevo struccare però non c'avevo voglia, perché non ha la texture che mi piace sulla mia palpebra. In definitiva, insomma, non mi ha entusiasmato particolarmente, ecco. Adesso per fare questa cosa, giusto per farvela vedere, ma nulla di particolare.
Però approfitto, prendo giusto il colore di transizione, questo qui, anche se metterò poco. Oggi se riesco vorrei andare, innanzitutto devo andare a fare la spesa perché mi mancano dei beni di prima necessità. Scusate, stavo leggendo un'email che relativa a dei prodotti solari che arriveranno. Cose interessanti, interessanti. Allora, vado a usare sugli occhi questo stick di Burberry. Devo dire che la linea make up di Burberry è proprio figa. È figa perché le cose che sto provando una alla volta sono tutte molto soft, molto eleganti. Non sono mai eccessive, soprattutto sulla pelle che non raggrinzisce, eccetera. Questo è uno stick per gli occhi. Si chiama Pale Nude numero 102, cioè il numero Eye Color Contour. Io praticamente farò una cosa di una banalità disarmante. Innanzitutto lo metto col dito e non con lo stick, quindi ne metto un po' sul polpastrello e semplicemente faccio così. L'altro giorno ho provato a metterlo con lo stick, cioè si mette per carità, però ho notato che così diventa molto più carino e secondo me questo, appena mi abbronzerò, sarà un colore che mi donerà di più, perché non è... Intanto è un colore neutro, non freddissimo ma neanche caldo, perché a me i colori caldi su questa tipologia qua mi stanno da cani. Tra l'altro ho notato che mi dura tranquillamente tutto il giorno, non mi va nelle pieghette, non ho fatto la prova senza primer, ma sono talmente abituata a metterlo che... Adesso vi faccio vedere quanto è imbarazzante la fine di questo trucco. Metto questo stick che in realtà è pensato per il viso, si chiama, è della linea Nude Radiance, che è la stessa linea praticamente del primer, questo qua, questo per il viso numero 01. Non mi ricordo se ci sono diverse colorazioni, comunque sempre stick, quindi è pensato per il viso, ma io faccio così, ho praticamente finito il trucco degli occhi. Non metto nient'altro, vado a mettere solo la matita, questa è quella di L'Oreal automatica, dentro la riva interna superiore. E insisto un pochino nella coda, così, quasi a uscire leggermente fuori. Questo è un trucchetto che avevo visto da Simona, e mi piace tra l'altro. Perché a volte metto una riga d'eyeliner sottile all'attaccatura delle ciglia, ma siccome oggi non ho voglia... faccio solo così. Però quasi quasi la metto anche nella rima interna, perché la vorrei testare anche... dentro. L'unica cosa, ecco, per cui preferisco le mie solite matite tattoo liner, pupa, eccetera, eccetera, è che sono molto più nere. Quelle sono molto, molto, molto più nere. Allora, ho insistito un bel po', così sembra anche più intensa. Ora, ovviamente, mettiamo 3 kg di mascara. A proposito di eyeliner, vi volevo consigliare, quando, non so, sarà acquistabile da OVS in qualche modo, questo eyeliner di Catrice. L'avevo preso un po' di tempo fa, prima ovviamente di quarantena e tutto il resto. Si chiama Brush Ink Tattoo Liner Waterproof. È fantastico, è praticamente l'eyeliner con le setole, esattamente come tutti gli altri. È veramente ottimo, bello resistente, buon eyeliner. Vedremo se poi farà quello scherzetto di sputacchiare, però. Che mascara mi metto? Metto il mascara di Anastasia. Ecco, io spero che renda meglio dell'altra volta. Vedete che qua sembra che abbia messo l'eyeliner? Cioè, penso che si veda la differenza. Ah, vi volevo dire che ho prenotato il parrucchiere. Infatti oggi assolutamente faccio il video sui capelli, sull'integratore, eccetera, eccetera. Perché devo assolutamente tagliare le punte prima che si... Perché... Allora, qualche piccolissima doppia punta ce l'ho, però al momento me ne accorgo perché quando mi spazzo i capelli si spezzano piccoli pezzi. Finché sono piccoli vuol dire che tagliando le punte hai risolto. Quindi devo assolutamente andare a tagliare le punte e farmi aggiustare anche il taglio, insomma, farli sistemare. Sempre con l'obiettivo di lasciarli allungare ancora un po'. Anche perché io penso che, è vero che d'estate fa caldo, però è anche vero che con i capelli lunghi riesco a gestire meglio la piega. Vuoi che faccia una coda, due code, codini, insomma mi diverto insomma in qualche modo a gestirli. Invece con i capelli corti apriti cielo, cioè è uno shampoo al giorno, una piega al giorno, non se ne può.
Quindi faccio il video anche oggi, non so in che ordine li caricherò. Oh, mi sono prenotata. Ora mi rivolgo alle bolognesi. Io mi sono messa in lista d'attesa, che non si sa quando poi in realtà mi devono far sapere, per il parrucchiere di Federica Piccinini. Si chiama Kebo, Kebo. È in Galleria Cavour. Non mi spaventa il prezzo, nel senso che Aurelia Malia, quelli più famosi, prendono 50 euro per il taglio. Che sì, è tanto, ma i più economici pigliano non meno di 40-42 euro, quindi non è che ci sia tutta questa differenza di prezzo. Allora, siccome mi piace, mi ispira questo parrucchiere, ditemi se qualcuno di voi l'ha provato. Per il viso, io non volevo usare sempre le stesse cose, però sì, ragazzi, uso le stesse cose. Prendo il correttore di Dior. Non ho messo protezione solare oggi perché non c'è il sole, tanto uscirò di pomeriggio. Ah, mi sono arrivati oggi i fanghi dell'estetista cinica, i Mad Mad Dren, quelli nuovi. Li ho provati subito, però io li uso sulla pancia, faccio trattamento intensivo pancia, perché io non ho cellulite, ho solo grasso, quindi non ho da drenare, diciamo, vero e proprio, però lei comunque li consiglia anche per la pancia, quindi faccio, come si dice, cerco di fare un attacco violento alla pancia. Chiaramente insieme a il più possibile insieme all'attività fisica, anche se al momento l'unica cosa che ho fatto sono state delle gran camminate. Meglio di niente, perché non riesco a fare altro. Ci ho provato a fare ginnastica in casa. No. Io non ho mai impastato e ho provato a fare ginnastica in casa, ma ci ho rinunciato. Ho provato 3-4 volte, tipo, una volta è successo di. Sono riuscita a farla 2 giorni consecutivi, dopodiché mi è passata subito la fantasia. Correttore, metto Hourglass. Allora, visto che da un po' che non lo uso, meglio, io l'ho usato un paio di volte, non con voi, ma l'ho usato appunto un paio di volte perché avendo comprato quello di Fenty, volevo ricordarmi un attimo questo di Huda Beauty che comunque mi piace tantissimo, si vede che è utilizzatissimo. Io ce l'ho nel colore Fair, come lo metto? Mi sa che lo metto con la spugnetta. Questo è il colore molto più adatto, nel senso che è più neutro, quello di Fenty è un po' troppo aranciata ancora, infatti vabbè. È un prodotto che mi piace, però lo userò di più sicuramente appena lo abbronzo un pochino. E poi metto questo prodotto che di cui mi sono innamorata follemente di Zoeva. Ma da quanto tempo che non usavo prodotti Zoeva? Ma tra l'altro, a parte qualche pennello, nei decluttering vari che ho fatto, non credo di aver conservato granché di Zoeva. Davvero, mi sa che solo pennelli forse. Palette, cose del genere, no, non ho conservato niente. Comunque, ho notato l'altro giorno dall'anteprima, cioè mentre montavo il video, che da un lato è una questione di ombra, di luce che viene da qua. Da un lato sembrava che fosse più forte, più intenso, ma non è così. Io qua, per fortuna, mi vedo frontale, però questo prodotto mi piace un sacco. Infine, visto che non lo uso da un sacco, perché mi sono fissata con la palette di Dior, metto questo skin glazing di Nabla. Sulle labbra ho deciso cosa mettere, ma ve lo faccio vedere dopo perché mi devo asciugare i capelli e ovviamente i capelli mi andrebbero sulle labbra. Devo ridefinire un attimo le sopracciglia con questa matita di Benefit, che tra l'altro mi è quasi finita, mi è rimasto solo sto pezzettino. E quindi noi ci vediamo alla luce naturale, vi faccio vedere cosa ho scelto come rossetto. Tra l'altro è il rossetto che avevo preso con il Back to MAC, nome sconosciuto, nel senso che io non lo conoscevo come rossetto, ma è fighissimo e ve lo devo far vedere. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Cosa ho usato come rossetto? Questo rossetto che io ho preso un sacco di tempo fa, come vi dicevo, con un Back to MAC, rimosso dalla memoria. L'altro giorno perché era rimasto fuori dai divisori perché non c'entrava. Ho detto: ma che cos'è questo rossetto? Ho visto il colore, ho detto: ma perché non l'ho ancora utilizzato? Ed è Fast Play ed è un Amplified, se non ricordo male. Sì, Fast Play, bellissimo, idratante, durata normale come gli Amplified. Trovo che sia un bellissimo nude, veramente bello, soprattutto molto confortevole, non viaggia, insomma.
Comunque, questo video devo dire che forse è un po' noioso rispetto agli altri Get Ready With Me, però boh, avevo voglia di farvi vedere così, anche perché il trucco di per sé è banalissimo. Però io ultimamente sto sperimentando, inizio a vedermi un po' di più con delle cose molto molto basiche, super basiche. In realtà forse mi vedo meglio senza la matita nera nell'occhio, che per me è un'affermazione stranissima perché anni fa non l'avrei mai detto, ma chi mi segue da anni se lo ricorda. Ma mi piace questa cosa che mi sto abituando così perché in previsione del caldo è un'ottima cosa, perché così, insomma, anche per truccarmi ci metto molto meno, eccetera, eccetera. Quindi, non vi ho detto, sì, vabbè, sto piastrati i capelli, ho fatto la clip, non vi dico con cosa li ho piastrati perché sto facendo il confronto Dyson JHD, sono alla terza clip. Adesso la provo un altro po', poi faccio l'ultima e poi vi faccio, anche se io ho già deciso cosa fare, però ovviamente ve lo dirò più in là. Adesso invece giro il video sui capelli, sulla crescita integratoria, eccetera. E quindi ci vedremo. Mi sa che lo vedrete dopo questo video. E intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!